Sono stato accolto in maniera splendida da tutta la comunità del circondario marittimo di Santa Catania di Nitello e spero di essere riuscito nel mio intento, nel raggiungimento di uno dei miei obiettivi, ossia avere l'autorità marittima, l'ufficio circondario marittimo di Santa Catania di Nitello, come punto di riferimento per tutta la collettività nevroidea. Per qualsiasi problema, per qualsiasi pratica amministrativa, cosa che prima veniva svolta e accentrata dalla Capitania di Porto di Milazzo. Adesso invece c'è un presidio forte formato da 39 uomini fra militari e civili, due motovedette, una presenza costante sul territorio e in mare, nello svolgimento di nostri tutti i compiti istituzionali. E quindi non nascondo la tristezza nel dover lasciare l'incarico, però sono contento comunque di doverlo lasciare a un ufficiale veramente preparato professionalmente, che conosco sin dai tempi dell'Accademia Navale e che sicuramente potrà continuare sul lavoro svolto e fare probabilmente anche meglio. Me lo auguro proprio per tutto il circondario marittimo. Ho avuto modo e piacere di conoscere già nei primi giorni di mia permanenza qui a Sant'Agata di Mitello sia la città di Sant'Agata che le altre realtà costiere ricadenti nell'ambito del Parco dei Nebrodi. I tre porti assieme, una volta istituiti e definiti, saranno sicuramente un polo diportistico importante e fondamentale per lo sviluppo e il continuo aumento dell'economia e del paese. Il Comando Generale, nello scegliere gli ufficiali, non fa altro che mettere queste professioni a servizio della nazione, a servizio delle comunità locali. Questo è fondamentale perché il circomare, tutti gli uffici delle capitanerie di porto sono al servizio dell'utenza marittima, sia essa diportistica, sia essa come pescatori, sia essa come semplici fruitori del demanio marittimo. Quindi questo è fondamentale affinché il nostro compito sia un compito di sviluppo della collettività, per la collettività, nella collettività dove ognuno di noi è impiegato a lavorare. Che quando io ero comandante a Milazzo ho chiesto con forza l'istituzione dell'ufficio di circondario marittimo di Sant'Agata, perché questa zona era una zona un po' distante, ecco, parliamo così, dall'organo centrale che era, dall'ente centrale che era la capitaneria, e quindi il comando generale e anche il ministero ha pienamente condiviso questa attività e quindi questa richiesta, e quindi si è fatta questa struttura, e poi la struttura è stata alimentata con uomini e anche con mezzi. Il compartimento marittimo di Milazzo aveva bisogno di una sede nella parte, diciamo, andando verso Palermo, perché vi rendete conto che far spostare una motovedetta da Milazzo e farla arrivare in zona di Sant'Agata e anche fino a Tusa, perché quella è la competenza del compartimento, vi rendete conto che ci volevano tempi molto lunghi, quindi i soccorsi avevano i loro tempi. Mentre invece adesso, avendo un ufficio qui, anche dotato di motovedette e cose, possiamo assicurare un soccorso molto più efficace e veloce. Avvicina sicuramente la nostra popolazione alle istituzioni e dà protezione chiaramente anche a chi magari aveva dapprima osteggiato la presenza del circomare, ma che ora si sente in qualche modo anche protetto, perché i comandanti che si sono succeduti hanno dimostrato sempre grande equilibrio nel rispetto della legalità, con rigore, ma con il senso di responsabilità e l'atteggiamento del buon padre di famiglia. Quindi è un circomare che si distingue per la competenza di chi lo regge, dei titolari e anche dei collaboratori dei vari comandanti.